tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di alcuni acquisti fatti in giro, alcune cose le ho prese su internet e altre cose le ho prese al mercato. La cosa che vi faccio vedere in primis veramente è una cosa che, a cui tengo tantissimo. Questa cosa l'ho cercata veramente tanto, l'ho vista su alcuni video delle americane, spagnole, da tante veramente ragazze, da tantissime. Ogni volta che lo guardavo, lo cercavo su internet e lo trovavo a prezzi esagerati, 115, 120, 130. Poi lo trovavo soltanto in dei siti o americani, o che non spedivano in Italia, o che la spedizione era, troppo esagerata, quindi non potevo assolutamente. Un giorno ho scritto la frase su Google e mi è spuntata una cosa su Depop. Sono andata a cliccare su questa foto e ho mandato un messaggio a questa ragazza che vendeva questo oggetto. Questa ragazza mi ha portato in una pagina Facebook e da lì è successo di tutto. Ho scritto al ragazzo che fabbricava, tra virgolette, cioè che li fa lui, questi oggetti. Scusate se faccio sempre con la lingua, ma siccome ho messo un rossetto e... Poco fa ho fatto questo video e si è tutto messo sui denti, quindi lo sto facendo ogni 5 secondi per la paura che si... Comunque. E niente, ho contattato questo ragazzo e ho fatto fare questa cosa proprio apposta per me. E lui l'ha fatto, ovviamente l'ho pagato, in caso vi scriverò tutto nell'info box, sia la pagina, sia quanto mi è costato, eccetera, eccetera. È arrivato in questo scatolino così. Già vedete la grandezza, questo qua. Adesso vi faccio vedere, all'interno era pieno di pluriball, era incartato benissimo, non ha avuto né graffi né niente, assolutamente niente, era buono intatto. Infatti ho paura anche a farvelo vedere perché io lo tengo qui come una reliquia e gli metto i miei rossetti. Cosa è? Credo che qualcuno già ha visto le foto su Facebook o su Instagram. È il mio porta rossetti della MAC. Questo è il porta rossetti, ci vanno un 70 e passa di rossetti, adesso non lo so di preciso. Io gli ho fatto mettere la scritta della MAC perché avevo intenzione di mettere solo rossetti della MAC. Infatti entrano, cioè entrano, ci sono tutti i rossetti della MAC e alcuni della MULAC. Sono qua alcuni della MULAC. Io ho scelto di farlo nero. Si può fare col bianco, col nero e tutto trasparente. A me piaceva di più col nero perché la MAC è nera con la sigla, quindi lo volevo proprio identico a, diciamo, alla sigla della MAC. Al brand, diciamo, mi piace tantissimo. Mi piace perché è semplice ma ad effetto. Potete anche mettere degli stressini, tante cose. Io lo volevo semplice proprio per questo. Ha gli scompartimenti, vedete, da inserire tutti i rossetti, tutte le varie cose. Io ve lo faccio vedere così velocemente perché ho paura che mi cadano tutti i rossetti. Vedete? Sia nella parte sopra che nella parte sotto, ve lo giro così perché ho paura. Al di sotto ha dei piedini qua, piccolini piccolini, vedete, questi qua sono dei piedini che ruotano. Infatti, voi quando lo appoggiate, che io l'ho appoggiato qua, scusate, lo devo appoggiare perché è pesantissimo con tutti i rossetti. Quando voi lo appoggiate, in caso ve lo farò vedere dopo, gira. Così potete scegliere tutti i rossetti che voi volete. In caso dopo vi metterò un piccolo spezzone di video dove vi faccio vedere com'è proprio il porta rossetti. Si chiama colonna porta rossetti, però comunque vi metterò tutto nell'info box. Questa è la colonna. Qua ha la scritta della MAC, vedete, è la piramide proprio così. E poi vedete appoggiata sul tavolino. E poi la potete girare come volete, vedete? Gira, 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 gira e scegliete il rossetto che vi interessa. È molto carina e stabile, non si dondola affatto e tutto ed è molto bella. Questa è la piramide. Poi al mercato ho comprato alcune cose, due cose,
Due, nel senso, è la stessa cosa, però ne ho comprate due. Per quanto riguarda il salotto, io vi ho detto che il salotto ce l'ho dorato e marroncino. Quindi ho i cuscini con il marroncino e il beige che riprendono, diciamo, tutto il dorato, tutto l'ambiente, perché io ho gli angioletti, ho un ambiente un po' più particolare, non mi va di mettere 300 colori. Infatti, come vedete, tipo le tende, il divano, ha tutto uno stile. Poi, in caso vi farò vedere, quando rifarò la postazione, che vi farò vedere tutto, vi farò anche una panoramica della stanza. E quindi, niente, volevo comprare dei cuscini proprio adatti al salotto e ho preso questi qua. Ho preso i cuscini fatti così, con il gufetto. L'unica cosa è il gufetto. Mi piace tantissimo sia il colore perché ci sta qua nel salotto, sia perché ci sono i gufetti che portano fortuna. Questa è la dimensione, quella normale, 50x50, e mi è costato 3 euro con tutta l'imbottitura, quindi sia la stoffa che l'imbottitura 3 euro. E io ne ho presi ovviamente due. Ovviamente sì, sono sfoderabili. Hanno qua la cerniera. Che possono essere lavati benissimo, io già li ho lavati, li ho risistemati qua e li ho messi qua nel salotto. Poi, e questa è un'altra cosa. Poi, siccome mi servivano alcune magliette, perché non ne ho magliette, quindi mi servivano alcune magliette. E siccome ho un compleanno per l'1 maggio, controlliamo i denti. L'1 maggio è un compleanno e quindi volevo, diciamo, avevo fatto un outfit nella mia testa e avevo visto questa maglietta. Me ne sono innamorata e quindi l'ho voluta prendere subito. Ed è questa magliettina semplice, a manica lunga, ma è semplicissima. È così, color beige, proprio panna beige, quello che è, con la stella, perché sapete tutti la mia passione per le stelle, e ha lo stemma dell'America, perché ha la bandiera americana. Con queste stelline, è davvero bella, mi piace tantissimo. È tipo velata, non è proprio, però al come si chiama? Di sotto ha questa tipo sottanina, come si chiama? Quest'altra maglietta più, diciamo, più coprente. Ed è carina, è a manica lunga o tre quarti, credo che sia tre quarti. Sì, ha manica a tre quarti ed è beige. Come vi ho detto, è particolare perché ha questa parte dietro tutta intagliata con questi ricamini ed è semplice, veramente una magliettina molto molto semplice. E questa è la prima. Quest'anno si stanno utilizzando tantissimo le magliettine con l'effetto strappato oppure intagliato. Quindi se per caso avete delle magliette strappate, non le buttate, ma lasciatele stare per come sono perché è così che va la moda. E quindi ho voluto prendere alcune magliette che hanno questi effetti particolari. La prima che vi faccio vedere è questa qua, che è con la Coca-Cola. Non solo ha la stampa della Coca-Cola che mi piace tantissimo perché è molto carina, ha sia le ciglia che il rossetto, comunque molto molto carina. Se vedete, ha alcuni stressini sia nella scritta Coca-Cola, sia nel braccino, sia a forma di ciglia e mi piace tantissimo, molto molto carina ed è molto molto bella, veramente. Poi ha degli intagli sia qua sulla manica che vi faccio vedere adesso, vedete questi intagli qua, sia dietro qua. Vedete, ha questi intagli. Poi la magliettina è semplice, corta, sempre corta davanti e lunga dietro. E il di dietro è sempre semplice, è una magliettina basica, tranquilla. Però mi piaceva tantissimo questo effetto di tutte le pagliuzze, tutta laminata, così mi piace tantissimo. Poi, sempre per non sbagliare col bianco, ne ho preso un'altra. Sapete tutti che io sono siciliana e sapete tutti che io sono in provincia di Catania, eccetera, eccetera. Quindi il simbolo di Catania, sapete tutti che è l'elefantino, in siciliano è il liogio. E quindi ho voluto prendere una magliettina simbolo del Catania ed è questa qua con l'elefantino. Ed è l'elefantino, ha tutte queste pietre, queste cose qua, bellissime, anche sul nasino ha tutte queste pietruzze. E poi ha una bellissima palla,
con delle stelle e qua è tutto, 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 tutto laminato. È bellissimo, proprio mi piace tantissimo. L'effetto col bianco mi è piaciuto tanto e quindi l'ho presa bianca. C'erano anche di altri colori ed è corta davanti e lunga dietro. Il di dietro ha lo stesso intaglio dell'altra maglietta, solo con la stampa, tipo con il nasino dell'elefantino ed è molto molto carina, mi piace tantissimo. Ed è questa. Se volete poi sapere dove le ho comprate, scrivetemi un commentino qua sotto che ve lo dico, specialmente chiede dintorni di Palagonia. Poi un'altra maglietta che ho preso, sempre per quanto riguarda queste cose, è questa, ma l'ho presa nera perché mi ha colpito tantissimo nera. Ovviamente vi ho fatto vedere la Coca-Cola poco fa, quindi la Coca-Cola a che cos'è associata? Ho paura, veramente. A che cos'è associata? Alle patatine. Non potevo non prendere le patatine fritte. Anche queste sono tutte, 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 tutte laminate, vedete? Tutte, tutte, tutte. Ed è cara, carinissima, veramente bella, 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 bella. E ha degli intagli. Questa volta ce l'ha qua sul davanti, questi intagli, vedete qua. Le maniche sono quelle normali, così. E poi dietro è così. Sempre la stessa cosa, corta davanti e lunga dietro. La stessa cosa degli intagli qua. Ed è semplicissima ma ad effetto perché proprio con le patatine tutte laminate ed è carinissima. Questa l'ho vista col nero e mi è colpita di più col nero, quindi l'ho presa così. Che io di norma prendo sempre magliettine bianche. L'ultima cosa che vi faccio vedere è una cosa a parte. Questo esce come vestitino, ma io non lo metterei mai come vestitino. O lo metterò con i leggings o con i pantaloni elasticizzati aderentissimi perché a me è piaciuto tantissimo. Quando l'ho visto proprio gliel'ho detto a Michela, Michela, voglio quello e siamo andati subito a prenderlo. Ed è questo qua. Questo è smanicato, vedete, senza maniche, collo quello normale, con questa bellissima bocca rossa dove c'è scritto Mi. Bellissima, è tutta piena 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 di queste petruzze, proprio piena 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 piena, mi piace tantissimo ed è così. E questa è lunghissima perché vi faccio vedere com'è, la vedete? Lunga 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 lunga
sempre corta davanti e lunga dietro. La parte di dietro fa come quelle giacche che si stanno usando adesso. Non so se si vede perché, cioè, a me arriva proprio alla coscia. E il di dietro, cioè per farvela vedere cosa ho combinato, e il di dietro è semplicissimo, nera, così. Poi in caso, quando la metterò, vi farò una foto dell'outfit. Niente ragazze, questo è quanto. Questi sono stati tutti i miei acquisti fatti al mercato e su internet. Spero che vi siano piaciuti. Per quanto riguarda il portarossetti, la colonna portarossetti o altre cose, vi scriverò tutto nell'info box. Quindi se avete altre domande, scrivetemi un commentino qua sotto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!